anche quest'anno riusciamo a superarci ancora, anch'io non so come, comunque riusciamo a superarci e quindi sarà sicuramente un meeting bellissimo con delle gare entusiasmanti, con ritorni piacevoli, tipo Detti, da Di Pietro. Federica quest'anno ci ha detto che abbiamo capito che voleva lei venire, fino all'ultimo non ha svelato che gara aveva fatto, io speravo e pensavo che volesse cimentarsi nei 200 come in effetti poi si è iscritta nei 200 stile libero, che è la sua gara. Il programma sono, si alternano le gare che sono maschili un giorno, sono femminili il giorno dopo, inizia al mattino le batterie, iniziano alle 9 e finiscono verso mezzogiorno. Al pomeriggio, il venerdì la diretta è dalle 4 e mezza alle 6 e invece il sabato è dalle 6 e ci hanno prolungato fino alle 8. Giovedì 8 con un clinic che vedrà veramente protagonisti il meglio del nuoto allenato. Abbiamo ospiti il dottor Bonifazi, il dottor Marugo, cioè medici che si interessano di questo sport e di questo ambiente, e in più abbiamo Pero Kuterovac che è un croato fantastico, assolutamente da sentire, da vedere. Per quello che riguarda invece il campo internazionale, abbiamo puntato ancora una volta su Kathleen Becker, che ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Rio ed è la neo primatista mondiale dei 100 dorso con 58 secondi netti. Accanto a lei c'è Lia Neal, che ha vinto diverse medaglie fra Olimpiadi e mondiali ed è una velocista importantissima che punta a Tokyo 2020. E poi c'è ancora Marius Kusch, che è un tedesco, che è un eccellente dorsista e delfinista. Direi che mettendo insieme gli stranieri, c'è Madison Kennedy che è un po' âgé, come si suol dire, perché è arrivata alla soglia dei 32, però è sempre una velocista di tutto rispetto, che quindi impegnerà la Pellegrini nei 50 e nei 100, e quindi ci saranno delle sfide incredibili in tutte le gare, per cui questo gruppo di stranieri sicuramente renderà ancora più pepate le competizioni. Il pubblico si può recare in qualunque momento a Sciorba e troverà al desk i biglietti per la manifestazione. Un evento di grande sport, soprattutto di grande nuoto a livello internazionale, tanti atleti che arrivano da tutte le parti del mondo. Ogni anno il Nico Sappio conferma il grande lavoro degli organizzatori e degli appassionati del nuoto. Genova, devo dire che quest'anno ha avuto delle opportunità, e mi riferisco alla finale 8 che abbiamo ospitato sempre alla Sciorba, e Nico Sappio conferma la vocazione della nostra città a ospitare eventi internazionali di pregio come in questo caso. Uno degli eventi più importanti del nuoto, che in una struttura che ha dimostrato una grande capacità di accogliere grandi eventi, e questo è giusto sottolinearlo. Ci saranno dei grandi atleti, il meglio del nuoto, e quindi io spero che ci sia anche un grande pubblico per uno sport che è uno degli sport principali per la nostra regione, con un ritorno di grandi tra cui Federica Pellegrini, che si ricimenterà nei 200 metri e che soprattutto ha dichiarato, basta leggere le agenzie, che ha rinunciato ad altre gare, per esempio Viareggio, per concentrarsi a Genova, perché questo è un trofeo importante, ma anche perché Genova è Genova e in questo momento aveva bisogno di attenzione e forse in tanti di ripartire da qua. Lei lo farà e credo che sia un altro momento in cui tutti noi lo possiamo fare insieme. I miei obiettivi, diciamo che quest'anno, è entrare in finale, perché sono stata male, sono stata 12 giorni a casa senza nuotare e ho appena ripreso, quindi farò le gare lo stesso, però ci proverò, dai, diciamo. Quale specialità ti vedremo protagonista e quali avversari dovrei affrontare? Farò i 50 e i 100 farfalla, e gli avversari sono sempre le solite, Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo, e non so se c'è anche Silvia Di Pietro, che è tornata settimana scorsa a gareggiare dopo un lungo infortunio, e non so se farà Delfino, però se c'è anche lei comunque siamo noi. Quest'anno è il mio primo anno come, diciamo, genovese, quindi vivo questa mia prima esperienza abbastanza agitato e sono molto contento di questo, dato che mi sono trasferito ai primi di settembre, appunto perché comunque cercavo nuovi stimoli, nuovi atleti di alto livello, dato che nella mia ex squadra ormai non c'era più nessuno, e in più anche la vasca lunga, che è molto importante, ma per un atleta è fondamentale.